Ghise. Nel caso delle ghise stiamo parlando di qualcosa di un po' diverso rispetto agli acciai. Si tratta di leghe ferro-carbonio ad alto tenore di carbonio, cioè sono quelle leghe, vi ricordo, che durante la solidificazione manifestano il cosiddetto arresto eutettico, cioè intersecano l'orizzontale eutettica che vediamo nel diagramma ferro-carbonio. In realtà dire leghe binarie ferro-carbonio è un po' limitante, perché in effetti un altro elemento chimico che svolge un ruolo importante è anche il silicio, quindi in realtà spesso vedremo dei diagrammi ternari, o meglio ancora di pseudo-binari che vedremo in questo corso, in cui il silicio svolge un ruolo molto importante. Vi ricordo che nel caso del diagramma ferro-carbonio, per quanto riguarda le ghise, cioè queste leghe ricche in carbonio, vediamo che la possibilità di formare come fasi ricche in carbonio, il carbonio grafitico o il carbonio cementitico, è evidente dalla presenza di un doppio diagramma. Linee continue in questo diagramma che vediamo sono quelle relative all'equilibrio con la cementite, righe tratteggiate sono quelle relative all'equilibrio con la fase ricca in carbonio sotto forma grafitica. Vi ricordo ancora che in realtà la cementite F3C è un costituente, una fase metastabile, quindi per lunghi riscaldamenti tende a grafitizzare, cioè la grafitizzazione è la decomposizione della cementite in ferro. Sotto che forma questo ferro? Beh, dipende a che temperatura sto, se sto molto in alto sarà austenite, se starò molto in basso sarà ferrite evidentemente, e carbonio grafitico. Quindi attenzione, questo processo di decomposizione della cementite ha una serie di conseguenze, non ultima il fatto di avvenire con un leggero aumento di volume specifico, creando quindi tensioni interne che possono anche portare il pezzo a rottura se il processo non è gestito. Aspetto fondamentale è il fatto che molto spesso, non sempre ma molto spesso, la fase appunto ricca in carbonio è la grafite. Questa fase costituente strutturale avrà un ruolo importantissimo nel definire il comportamento meccanico di queste leghe. Se vogliamo vedere una visione tridimensionale, vediamo qua una possibile forma della grafite, questo aspetto tipo appunto una rosetta sostanzialmente, che visto in sezione ci diventa qualcosa di questo tipo. Quindi quelle che vediamo qui, questa specie di capelloni sostanzialmente, in realtà poi sono la trasposizione bidimensionale di oggetti di questo tipo che vediamo a sinistra, d'accordo? Come abbiamo visto, i vari elementi chimici hanno un effetto alfageno, gammageno, cosa vera anche per le ghise, anche qua il nichel avrà effetto gammageno, il cromo avrà effetto alfageno. Come abbiamo visto l'effetto relativo ad esempio alla possibilità di formare ossidi, formare nitruri, formare carburi, in realtà un'altra influenza che possono avere gli elementi di lega nelle ghise è quella di spingere verso la formazione di carbonio grafitico o verso la formazione di cementite, quindi il cosiddetto effetto grafitizzante o antigrafitizzante. Elementi quali ad esempio il silicio agevolano la formazione di carbonio grafitico e quindi hanno un effetto grafitizzante, elementi quali ad esempio il manganese hanno un effetto antigrafitizzante, cioè ritardano la formazione di carbonio grafitico agevolando la formazione di cementite. In effetti la grafitizzazione non dipende solo dalla composizione chimica, ma come abbiamo visto d'altronde anche durante la discussione del diagramma ferro-carbonio, dipenderà anche dalla velocità di raffreddamento. Ricordo che appunto per velocità di raffreddamento più alte si tendeva a ottenere il carbonio cementitico, per velocità di raffreddamento più lente si agevolava, si formava più facilmente carbonio grafitico. Vi ricordo che noi non possiamo, per motivi termodinamici, mai avere la formazione contemporanea di grafite e cementite, ma sulla nostra metallografia, a valle della solidificazione e raffreddamento, potremmo trovare contemporaneamente sulla nostra superficie osservata grafite e cementite, perché i due estremi, tutta grafite e tutta cementite, sono possibili, ma è anche possibile quella combinazione di condizioni di velocità e composizione chimica per le quali a più alta temperatura avremo la formazione di grafite e a un certo punto ci sarà una transizione in cui comincerà a formarsi carbonio cementifero. Per quanto riguarda appunto l'influenza del silicio, un diagramma pseudobinario abbastanza interessante è quello che vediamo qua. Cosa stiamo leggendo? Vediamo un po' insieme. Qui vediamo un diagramma in cui alle ordinate c'è la percentuale di carbonio,
Alle asciste c'è la percentuale di silicio, il complementare accento è la percentuale di ferro, quindi è abbastanza semplice. E vediamo che al variare dei tre elementi, sostanzialmente i due perché il complementare accento è il ferro, abbiamo differenti ghise. Prendiamo un esempio, un tenore di carbonio pari al 3%, aumentiamo man mano il tenore di silicio. Vi ricordo il tenore di silicio? Il silicio è un elemento piuttosto fortemente grafitizzante, cioè tende ad agevolare la formazione di carbonio grafitico. Se partiamo dal 3% con 0% di silicio, aumentiamo man mano, vediamo che inizialmente siamo nel campo verde. Questo campo indicato qui in verde è quello relativo alle cosiddette ghise bianche. Chi sono le ghise bianche? Se forse lo ricordate, abbiamo detto a lezione la volta scorsa, parecchie volte fa, lo possiamo ripetere. In realtà le ghise possiamo distinguere in ghise bianche o ghise grigie a seconda della fase ricca in carbonio. Se la fase ricca in carbonio è cementite, alla frattura, la superficie di frattura si presenta chiara, piuttosto chiara di colore, e a questo punto da qui il nome ghisa bianca. Se invece il carbonio grafitico è sotto forma di, scusate, il carbonio, la fase ricca in carbonio è sotto forma di grafite, la superficie di frattura si presenta piuttosto scura, grigiastro scuro, e quindi in questo caso parleremo di ghise grigie. Quindi in effetti, se appunto prendiamo una ghisa al 3%, incrementando il tenore di carbonio, osserviamo prima un intervallo nel quale abbiamo una ghisa totalmente cementitica, cioè ghisa bianca, saltiamo questa zona gialla, entriamo nel campo delle ghise grigie, dove aumentando il tenore di silicio passiamo da quelle perlitiche, ferrito-perlitiche, ferritiche. Ho saltato per un istante questa zona gialla perché fa riferimento alle cosiddette ghise trotate, sono ghise che hanno contemporaneamente un po' di parte bianca e un po' di parte grigia, quindi sono una zona di transizione. Interessante anche il fatto che con il silicio non solo abbiamo una modifica della tipologia della grafite, della fase ricca in carbonio che viene a formarsi, ma cambiano, si spostano tutti quanti i punti salienti del nostro diagramma ferro-carbonio. Dicevo appunto i punti di trasformazione, i punti salienti, il nostro diagramma si trasforma a seconda degli elementi di lega, il silicio ha un effetto estremamente importante, quindi per esempio, sto facendo questo, per esempio per quanto riguarda le ghise commerciali potreste trovarvi con una ghisa al 4%, al 3.5% e ad avere una ghisa iperotettica. Non è una questione di lana caprina, perché in realtà questo vuol dire che nella vostra ghisa vi trovate per esempio particelle di grafite, nonostante, cosa sapete, se fosse ipotetica dovreste trovarvi a austenite primaria un altro tipo di microstruttura. Per quanto riguarda l'influenza dei vari elementi di lega, non ve li dovete ricordare tutti quanti, attenzione a se vi ricordate il silicio, poi se vi ricordate qualcosa di più non mi offendo. Nickel, grafitizzante, alluminio titanio zirconio, simile al silicio, cioè grafitizzante, rame, è un debole grafitizzante, in realtà lo vedremo solo raramente. Cromo, come tutti quanti gli elementi carburigeni, agevola la formazione di carburi. Quindi in realtà gli effetti che abbiamo visto già sugli acciai li vediamo esattamente anche qui in maniera assolutamente molto puntuale, come pure molibdeno, vanadio, manganese, tungsteno, tutti elementi che formano carburi o che riescono anche a stabilizzarli. Che differenza c'è, vi ricordo, fra formarli e stabilizzarli? Stabilizzarli vuol dire che la loro decomposizione diventa più difficile ad alta temperatura. È una cosa buona, una cosa cattiva? Dipende cosa dovete farci. Se il vostro obiettivo è solubilizzare la vostra lega, no, non è una cosa buona che sia stabilizzato. Se il vostro obiettivo invece è avere carburi stabili anche a temperature più alte, magari per problemi ad esempio di lavorazione, di utilizzo ad alta temperatura, una stabilizzazione da parte del tantalio è assolutamente apprezzato. Vediamo un po' con questo strano diagramma l'influenza della velocità di raffreddamento sulla microstruttura della nostra ghisa, sempre focalizzandoci sull'aspetto bianco-grigio, cioè sulla presenza di carbonio grafitico, la presenza di carbonio cementitico. Vi specifico questo perché in realtà la microstruttura di una ghisa va poi in qualche modo ulteriormente analizzata andando a vedere per esempio, sì vabbè c'ho la grafite, ma che forma c'ha questa grafite? Vedete tra poco, questo aspetto è importantissimo dal punto di vista del comportamento meccanico. Se prendiamo in questo diagramma l'ordinata pari alla somma di carbonio e silicio, il complementare accento è sempre il ferro, alle ascisse abbiamo il diametro del tondo che andiamo ad investigare.
E qui vediamo la microstruttura che possiamo osservare al centro del tondo. Che vuol dire questo dal punto di vista dell'analisi? Spostandoci verso destra, verso diametri crescenti, chiaramente la velocità di raffreddamento nel centro del nostro tondo diminuirà. Quindi in pratica, a parità di sommatoria carbonio-silicio, spostandoci verso destra, andiamo ad investigare la microstruttura di leghe che saranno raffreddate con velocità decrescenti. E infatti, alte velocità ghisa bianca, passiamo per l'intervallo delle ghise trotate, cioè mista bianca-grigia, e poi passiamo nella zona delle ghise grigie con differenti microstrutture della matrice metallica. Notate quindi qui è specificato questo perlitico, ferrito perlitico, ferritiche, la microstruttura della matrice metallica all'interno delle quali sono immerse queste particelle di grafite. Per la ghisa, dato che voi praticamente la maggior parte dei casi vi troverete a che fare con ghise iperotettiche sostanzialmente, vi trovate con alcuni aspetti fondamentali nella caratterizzazione degli elementi grafite. Perché? Perché in effetti il comportamento meccanico della nostra ghisa sarà anzitutto influenzato dagli aspetti morfologici di questi elementi grafite. Elementi grafite che saranno caratterizzati secondo la normativa UNI, secondo la forma, distribuzione e dimensione. Nella normativa vengono fornite delle vere e proprie figure di raffronto, per cui voi potete, confrontando ciò che osservate al microscopio a un ingrandimento 100x con ciò che è disponibile sulla normativa, poter definire in maniera, diciamo così, quantitativa gli aspetti morfologici delle vostre particelle di grafite. Per quanto riguarda la forma, la normativa UNI vi fissa 6 differenti forme, partendo, diciamo, da quelle più critiche, quelle, diciamo, che a corrispondenza delle quali il comportamento meccanico è estremamente basso, fino a una forma totalmente rotondeggiante che corrisponde alle cosiddette ghise sferoidali, che vedremo più tardi, e cui corrisponde un comportamento meccanico veramente molto alto. Con queste ci fate tombini per fogna, con questo ci fate alberi motore, d'accordo? Per farvi capire la differenza anche nel tipo di sollecitazione, insomma. Ebbene, la normativa vi fissa lamelle sottili con punte aguzze, noduli con accettate ramificazioni di lamelle, lamelle spesse con punte arrotondate, flocculi frastagliati, flocculi compatti, noduli. Il perché con questo ci faccio alberi motore e con questo ci faccio tombini per fogna, il motivo è evidente, meccanica della frattura. Qua io sollecitando, qualunque sia la direzione sollecito, in corrispondenza dei bordi ho un'intensificazione degli sforzi assolutamente molto più elevata rispetto alla situazione che possa avere nel caso di un nodulo, d'accordo? Aggiungiamo anche un altro dettaglio che potrebbe fare riferimento a un aspetto invece un po' più classico: a parità di volume di grafite, questo è il solido geometrico, la sfera è il solido geometrico che ha meno superficie, la lamella è il solido geometrico che invece ha più superficie a parità di volume. Quindi in realtà, se consideriamo solo la matrice metallica come quella parte del nostro solido in grado di trasmettere la sollecitazione, anche se solo facciamo una considerazione geometrica su quant'è la parte di materiale metallico che può resistere, questo vedrà sezione resistente legata alla continuità nel metallo molto più bassa rispetto all'ultimo in basso a destra, rispetto alla struttura nodulare. Ma vi ripeto, al di là di questo discorso un po', come dire, primitivo, l'aspetto fondamentale è il fatto che le lamelle aguzze vi comportano, per qualunque tipo di sollecitazione, un'intensificazione degli sforzi talmente alta che rende la ghisa sostanzialmente quasi inutilizzabile dal punto di vista per carichi e sollecitazioni importanti. Un dettaglio che forse ho detto, forse no, ma perché queste ghise sono così importanti? Perché le produciamo anche nel caso in cui abbiamo a che fare con proprietà meccaniche particolarmente basse? Le ghise hanno una caratteristica che gli acciai difficilmente hanno, cioè hanno un'elevata colabilità, hanno una grande facilità di riempire la forma anche complessa e quindi vi permettono di ottenere molto facilmente oggetti di forma complessa con costi di produzione molto più bassi. È chiaro quindi che se devo fare delle produzioni, magari anche, come dire, ad alta numerosità,
con basse sollecitazioni, poterle fare già con un jet senza lavorazioni meccaniche è sicuramente meglio rispetto appunto ad altri tipi di leghe. In questo caso, nell'ultimo caso, in basso a destra, quelle nodulari, vedremo che in realtà queste recentemente implementate, parlo della seconda metà del Novecento, consentono di ottenere invece anche non solo una buona colabilità, ma anche proprietà meccaniche di tutto rispetto, spesso pari o superiore a molti acciai addirittura, quindi stiamo parlando di un ottimo comportamento. Abbiamo visto la forma, vediamo la distribuzione. La normativa 1 vi fissa queste 5 possibilità. Qualcosa diciamo in maniera più generale, come per tutte quante le particelle disperse all'interno della matrice metallica, noi non vogliamo mai una direzionalità, non vogliamo mai la concentrazione di particelle in punti ben precisi, che so, a bordo grano, oppure non vogliamo delle lamelle sempre disorientate, quindi in realtà più la distribuzione uniforme è meglio, d'accordo? Poi subentra anche il discorso forma, ma comunque distribuzione uniforme, rosette non orientate, lamelle non orientate, lamelle interdendritiche, lamelle interdendritiche, sono distribuzioni più o meno critiche che vanno considerate insieme all'altro aspetto che è quello della forma e all'altro aspetto che è quello della dimensione. Sulla dimensione, mediante ingrandimenti a 100x, ci sono queste tabelle, vi permetto di confrontare la vostra distribuzione, la vostra dimensione delle particelle con appunto questi quadri di raffronto. Potrebbe darsi, attenzione, che voi abbiate situazioni miste, e cioè che le vostre particelle di grafite siano al 30% così e al 70% così, e la vostra, il vostro report sarà appunto 30% e 70%. Diciamo che questa procedura è una procedura piuttosto primitiva, perché chiaramente oggi i sistemi di analisi di immagine ci sono computerizzati, tutto questo si può in qualche modo automatizzare. Diciamo che in alcune fonderie il processo è stato automatizzato, in molti casi ancora si fa per raffronti ottici, quindi in realtà in molti casi la definizione della tipologia, della morfologia delle particelle di grafite è ancora legata all'abilità dello sperimentatore, che va a definire a colpo d'occhio appunto che forma, che distribuzione, che dimensioni hanno le particelle di grafite. Nel caso di particelle rondeggianti, guardiamo le varie definizioni delle dimensioni. Vediamo che appunto c'è una tabella ben precisa, ma perché nel caso di sferoidi l'importanza anche industriale di questi elementi di grafite è talmente alta da meritarsi una definizione della dimensione a sé stante. Vogliamo il caso 3? Vogliamo il caso 8? In realtà nessuno dei due vogliamo, questi sono troppo grossi, questi sono troppo piccoli. Nel mezzo ci sta la parte più opportuna. Sferoidi troppo grossi non hanno la capacità di evitare l'abbassamento della proprietà meccanica, perché lo sferoide troppo grosso comincia a essere una discontinuità della contiguità del materiale troppo importante. Se lo sferoide invece è troppo piccolo, potrebbe essere legato a quello che viene chiamato processo iperinoculazione, che vedremo fra un attimo, insomma, relativo appunto a questi tipi di sferoidi, cioè il processo di nucleazione delle particelle di grafite è diventato troppo importante rispetto alla crescita, e quindi in realtà tutte le caratteristiche positive dei tipi sferoidali nel caso di particelle troppo piccole vanno un po' a pallino. Qui vediamo qualche indicazione sul primo ponte in ghisa del 1779, è interessante perché ha delle cricche grosse quanto una casa, ma nonostante questo rimane in piedi. La ghisa è un materiale molto generoso, tant'è che in inglese spesso viene chiamato pig iron, ferro porto sostanzialmente, insomma, perché è un ferraccio sostanzialmente, e riesce comunque a darvi una certa resistenza, anche se appunto possiamo trovarci con delle cricche passanti di questo tipo. Classificazione delle ghise. In realtà la classificazione delle ghise potrebbe dirsi esaurita distinguendo tra ghise bianche e ghise grigie. La grafite o è cementitica, o scusate, il carbonio o è cementitico o è grafitico. Potremmo aggiungerci le trotate, ma insomma sono casi molto abbastanza rari. In realtà la classificazione non normata, ma è quella che tuttora viene utilizzata, prevede invece 5 classi di ghise. Ghise grigie, con grande fantasia, sono quelle ghise che appunto hanno queste particelle di grafite sostanzialmente sotto forma lamellare,
sono ghisacce di bassa qualità, di bassa proprietà meccaniche. C'è una caratteristica principale di queste ghise, è la colabilità, e quindi la possibilità di fare oggetti di forma complessa senza grande fatica, senza grande spesa. Chi di voi si è fatto una gita in Austria, in qualche baita eccetera, ha trovato delle bellissime stufe in ghisa, sono fatte in ghisa grigia, d'accordo? Ghise bianche sono così chiamate dal colore delle superfici di frattura, il carbonio e il cementitico. Ghise malleabili sono un po' strane, vediamo fra poco. Sono ghise che hanno una caratteristica che normalmente la ghisa non ha, sono cioè deformabili plasticamente. Ghise sferoidali, che sono una specie di evoluzione delle ghise molto recente e che hanno appunto la capacità di offrire proprietà meccaniche addirittura superiore a molti acciai, in cui gli sferoidi sono rotondeggianti, a volte appunto sferoidali. Ghise legate sono una classe di ghise molto particolare, con tenori estremamente alti di alcuni elementi di lega. Diciamo che in questi casi le caratteristiche principali non sono quelle della proprietà meccanica, più che altro la resistenza ad esempio ad ambienti aggressivi, molto aggressivi. Ghise grigie. Nel caso delle ghise grigie stiamo parlando, vi ripeto, di robaccia dal punto di vista del comportamento meccanico, ma appunto comunque hanno sempre un loro impiego. Si tratta di ghise che hanno un tenore di carbonio fra 2 e 4,5, un tenore di silicio fra l'1 e il 3%, un tenore di silicio è in questi casi abbastanza importante, e durante la solidificazione appunto abbiamo l'intersezione leodettico, grafite, cristalli, gamma. Il problema grosso di queste ghise è che è difficile anche definirne una resistenza meccanica, perché praticamente è complicato. Facendo, per esempio, se voi prendete il vostro oggetto e ricavate dei provini di trazione, ad esempio, riuscire a tirar fuori una prova di trazione che sia indicativa della reale resistenza a trazione del vostro manufatto. Come si risolve questa cosa? Per esempio, si usa un nomogramma, quello che vedete qui in figura, che è un diagramma piuttosto strano. Si fanno durezze sia sul getto che sul provino. Il provino viene fatto in un modo un po' particolare, viene colato a parte, quello viene chiamato Y-block, è una specie di lingottino fatto di dimensioni standardizzate, fatta a forma di Y, d'accordo? Si ricavano mediante lavorazione meccanica delle provette di trazione, si fanno delle durezze su queste provette e si fa la durezza sul vostro oggetto. L'obiettivo è, dalla prova di trazione sul provino ricavato da questo Y-block e dalle durezze fatte sul provino e sul getto, ricavare la resistenza del getto. Questo nomogramma, come vedete qui, è parametrizzato sotto partite dalla durezza del getto, HB getto, qua è parametrizzato sulla durezza della provetta, qua è parametrizzato sulla resistenza a trazione della provetta. Praticamente, conoscendo questi tre dati, fate questa sorta di giro tondo e ottenete la durezza del getto. È una valutazione, non va presa con la Bibbia, ma una valutazione abbastanza accurata, perché appunto il problema grosso è che in qualunque punto voi previate il vostro provino dal getto, ottenete valori diversi rispetto agli altri punti, quindi in realtà diventa complicato riuscire a quantificare il comportamento meccanico. Le ghise di questo tipo hanno una serie di altri problemi, non ultimo quello di essere difficile non solo identificare, per esempio, lo snervamento. Ricordate che con le leghe d'alluminio, per esempio, lo snervamento era difficile identificarlo, quindi si utilizzava l'RP02, l'RP0.02. Qua addirittura è difficile identificare un modulo di Young. E quindi come si fa? Bah, per esempio, qui vediamo alcune curve di trazione, in questo diagramma al centro, si prende il valore corrispondente a un quarto della resistenza a trazione e si fa la secante che passa fra l'origine e questo quarto rispetto alla resistenza a trazione. La pendenza di questa secante è il modulo di Young. Quindi attenzione, il modulo di Young nelle ghise in effetti è un po' diverso dal modulo di Young che abbiamo nelle leghe degli acciai o nelle leghe di alluminio, di titanio. Come vedete, dipende abbastanza dal comportamento, dalla composizione chimica della vostra lega. Abbiamo sempre detto che il modulo Young è più o meno sempre lo stesso per le leghe, ma qui in realtà nelle ghise, cioè quindi 210 GPa per gli acciai, 70-80 GPa per le leghe d'alluminio e così via. Ma attenzione,
il fatto che ci sia questa variabilità del modulo di Young è legato al fatto che le chiese alla fine sono un materiale composito dove c'è una matrice metallica e elementi di grafite all'interno, d'accordo? E quindi in quanto materiale composito presentano questa difficoltà abbastanza importante. Sopra hanno tipicamente una buona resistenza all'usura, hanno una buona lavorabilità, ma attenzione non per deformazione plastica ma per asportazione di truciolo. Chi di voi ha fatto qualcosa di studio tecnico, per esempio, potrebbe aver verificato questo di persona. Le chiese grigie hanno grafite, la grafite è oleosa, non so se avete mai avuto a che fare qualche esperienza con qualche motore eccetera, insomma sono delle paste che fanno da lubrificante. La grafite contenuta dentro le chise durante il processo di asportazione di trucio ci funge da lubrificante del contatto utensile lega e quindi in effetti l'asportazione di trucio risulta assolutamente agevolata. Sopra i 300 gradi però si hanno ulteriore grafitizzazione e formazione di carburi, ossidazione e corrosione, trasformazioni allotropiche che possono essere presenti, insomma queste leghe ad alta temperatura sopra i 300 gradi diciamo non possono essere utilizzate. Qui vediamo un po' di microstruttura. Perché ve le ho riportate? Perché vorrei che voi siate in grado di poterle analizzare. A un ingrandimento basso vediamo questa sorta di capelloni che sono qui, che sono gli elementi di grafite che avete, di cui abbiamo parlato. Le parti bianche sono ferrite e la parte grigetta è la perlite. Tutto questo lo vediamo meglio qua. Questo è un ingrandimento di questo, quello sotto è un ingrandimento di quello sopra. Questo è il nostro, la nostra lamella di grafite. Queste sono le lamelle più piccole chiaramente di ferrite e cementite alternate. D'accordo? Questi sono gradi di ferrite, invece questi più bassi a sinistra. D'accordo? Quindi in realtà a seconda dell'ingrandimento riusciamo a vedere bene o male diverse cose. Con un ingrandimento un po' più alto abbiamo appunto questa struttura ferrito-perlitica con lamelle di grafite molto evidenti. Ghise bianche. In realtà le ghise bianche le troverete raramente. Perché le troverete raramente? Le ghise bianche sono raramente utilizzate così come sono perché praticamente hanno una elevatissima fragilità. Quindi in realtà raramente avrete un pezzo in ghisa bianca, ci sono pochissime applicazioni dirette. In realtà le ghise bianche sono più utilizzate o come materiale di partenza per quello che vediamo fra poco essere ghise malleabili, oppure come non si fanno pezzi interi in ghisa bianca, ma considerata l'elevata durezza che le caratterizza, le ghise sono sempre piuttosto dure, ma le ghise bianche sono particolarmente dure, siccome se vi ricordate io posso ottenere un carbonio cementitico o giocando con la composizione chimica o giocando con la velocità di raffreddamento. Allora se nel mio lingotto, nella mia forma, laddove io dovrò avere un contatto durante l'esercizio con qualche altro materiale, laddove mi serve un'alta resistenza all'usura, lì ci metto un raffreddatore, quindi per esempio nella mia forma un po' strana, invece di avere dappertutto materiale coibentante, in qualche punto magari ci metto una piastra in rame raffreddata d'acqua. Quella zona si raffredderà molto molto più rapidamente rispetto al resto del pezzo. Quindi in realtà è molto più facile che voi abbiate dei pezzi che localmente avranno delle zone bianche appunto per sfruttare l'elevata resistenza a usura che caratterizza queste chise, che però sono particolarmente fragili. Carbonio non moltissimo, silicio molto basso, perché vi ricordo che il silicio è un elemento grafitizzante, quindi se vogliamo la struttura bianca deve essere molto basso. Dopodiché cromo, va fino al 2%, ma può arrivare fino al 27% laddove vogliamo una durezza molto alta. Ci butto dentro il mio ottocromo perché poi vorrò tanti carburi sostanzialmente. Rame ci affina la struttura, molibdeno è simile al cromo, vanadio e tellurio e boro sostanzialmente contribuiscono a formare carburi o a stabilizzarli. Vedete qua durezze piuttosto importanti, ci avviciniamo tranquillamente a quella di una cementazione, d'accordo? Quindi in realtà si tratta di valori piuttosto importanti. Il problema grosso è l'enorme fragilità che caratterizza queste leghe, quindi appunto un intero pezzo fatto in ghisa bianca è certamente un problema. Come vi dicevo, nel caso delle ghise bianche, queste sono spesso utilizzate nei maggiori impieghi,
è quello relativo alla produzione di ghise dette malleabili. Come abbiamo detto, la deformazione plastica delle ghise è normalmente nulla. Le possiamo lavorare per asportazione di trucio, ma non per forgiatura, laminazione, eccetera. Bene, queste ghise, dette appunto malleabili, invece hanno queste caratteristiche di poter essere deformate. Come si ottengono le ghise malleabili? In realtà ci sono sostanzialmente due processi, detto uno a cuore bianco, uno a cuore nero, molto simili fra loro, cambia sostanzialmente l'ambiente, ma cambiano anche chiaramente i processi che avvengono. Sono processi molto lunghi e costosi, ma considerate che fino agli anni 50 perlomeno, questi erano gli unici processi che erano disponibili per poter ottenere una ghisa che avesse una certa deformabilità plastica, una certa malleabilità. Vediamo il processo a cuore bianco. Prendiamo il nostro pezzo in ghisa bianca, lo riscaldiamo a 900-1000 gradi in ambiente decarburante, cioè un ambiente che all'esterno abbia F2O3, ossido di ferro, una ruggine sostanzialmente. Ci permaniamo a questa temperatura, guardate qua, 120-150 ore, cioè sono diversi giorni, costa un sacco di soldi questo processo. A queste temperature abbiamo diversi fenomeni. La cementite si decompone formando carbonio grafitico. Il carbonio grafitico reagisce con l'ossido di ferro che è all'esterno e viene portato via. Ho a questo punto un gradiente di concentrazione fra cuore più ricco in carbonio e superficie più povera in carbonio. Il carbonio migra verso la superficie del pezzo, viene ripreso dal nostro ossido di ferro e ho una continua depauperazione di carbonio. Quindi una forte decarburazione superficiale con diffusione del carbonio dal cuore alla superficie del pezzo e un complessivo abbassamento del tenore di carbonio dentro il mio pezzo, fino a valori simili a quelli degli acciai. Raffreddo quindi a temperatura ambiente in maniera molto molto lenta. Domanda ovviamente abbastanza semplice e banale, ma se devo fare tutto questo per ottenere un abbassamento del tenore di carbonio fino a valori comparabili a quelli degli acciai, perché parto da una ghisa? Perché sfrutto sicuramente un aspetto importante che è la collabilità, cioè io ottengo un pezzo di forma complessa che fatto in acciaio mi costerebbe di più, lo ottengo in ghisa. Questo processo l'avete già visto, è una sorta di cementazione al contrario. Nella cementazione voi aggiungete carbonio per arricchire superficialmente il vostro pezzo in carbonio, ottenere una durezza superficiale, qua invece ciucciate come dite all'esame, portate via il carbonio dal vostro ambiente verso l'esterno abbassando il tenore all'interno. Notate un dettaglio non banale, le temperature sono molto simili a quelle della cementazione, i tempi no. Perché i tempi no? Tu sta qui sotto. Perché i tempi no? Perché io voglio portare via il carbonio anche in profondità. Nel caso della cementazione a me serviva uno spessore indurito circa un millimetro e quindi in 2-3 ore questo risultato si otteneva. Io qui voglio portare via carbonio in profondità, cioè devo far diffondere il carbonio per distanze anche abbastanza lunghe. Per questo mi occorrono durate estremamente prolungate del processo di malleabilizzazione a cuore bianco. Malleabilizzazione a cuore nero è molto simile al processo, con un'unica differenza sostanzialmente. Mentre nel caso precedente, nella malleabilizzazione a cuore bianco, la nostra ghisa era immersa in un ambiente decarburante, sostanzialmente F2O3, in questo caso l'ambiente è neutro. Quindi in realtà il meccanismo per cui diventa malleabile è un altro, e cioè, vediamo un po' la sequenza termica. Riscaldamento più o meno alla stessa temperatura di prima, 950 gradi, siamo esattamente in mezzo, prima fra 900 e 1000 gradi, 950 gradi. Permanenza per un tempo sufficiente, molto molto lungo. Raffreddamento molto molto lento in forno. Che succede? Bene, prendiamo un esempio. Questo vi sto raccontando, in realtà ve lo sto raccontando nel dettaglio perché può essere una domanda che posso fare agli orali in maniera abbastanza semplice, perché mi permette di verificare se abbiate o meno capito il funzionamento del diagramma ferro-carbonio. Prendiamo una ghisa che ci abbia, come qui, il 2,5% di carbonio. Una ghisa bianca, giusto? Perché partiamo sempre da una ghisa bianca. La portiamo a 950 gradi. Il punto rappresentativo è quello che vediamo qua. Vi ricordo che questo punto in realtà non esiste perché in realtà è una rappresentazione grafica
di una miscela di fasi costituita appena arrivata a temperatura da austenite con questo tenore qua che vediamo, quello più interno, quello con che è relativo all'intersezione fra l'orizzontale termica e la curva ACM relativa all'equilibrio austenite cementite e cementite, giusto? Appena arriviamo, è bianca. Aspettando ad alta temperatura permetto la decomposizione del carbonio della cementite in carbonio grafitico e austenite. Questo significa due cose. Primo, la cementite mi fornisce carbonio. Secondo, il carbonio in soluzione solida nell'austenite vede una diminuzione della solubilità di circa lo 0,1%. Quindi ho altro carbonio che mi viene fornito. Il carbonio che proviene dalla decomposizione della cementite in carbonio grafitico e austenite e il carbonio che viene buttato fuori dal reticolo cristallino grazie al fatto che nella transizione fra diagramma metastabile e diagramma stabile ho questa diminuzione di solubilità, va a precipitare sotto queste forme che vedete qua, non sono noduli ma sono abbastanza rotondeggianti. Quindi l'effetto finale, dopodiché raffredderò molto lentamente affinché anche raffreddando si continui a seguire la linea tratteggiata e non la linea continua, il risultato finale è quello che vedete in questa micrografia, e cioè particelle abbastanza frastagliate, ma magari un po' porosette, ma insomma comunque particelle di grafite non lamellari, ma rotondeggianti, non possiamo dire sferoidali sicuramente, ma rotondeggianti, che hanno sicuramente una capacità di disturbare la distribuzione delle tensioni molto più bassa rispetto alle lamelle. D'accordo? Quello che ho appena raccontato era il massimo che si potesse fare fino alla Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente. Dopodiché, che è successo? Praticamente l'esigenza di avere, di ottenere pezzi di forma complessa direttamente dalla fusione con buone proprietà meccaniche è diventata via sempre più importante. E praticamente fu fatta una specie di caccia al tesoro, fatta una sorta di grande scommessa nel 1943, in cui in un convegno ci si pose la domanda: si può ottenere direttamente una ghisa con caratteristiche malleabili senza questi lunghissimi trattamenti termici che erano per definizione estremamente costosi? La risposta fu data nel 43 e nel 48 nel modo che vediamo qui, e cioè si scoprì che aggiungendo piccole quantità di alcuni elementi, fra cui il magnesio, il calcio, il cerio e alcune terre rare, si poteva ottenere la nucleazione e crescita di elementi di grafite sostanzialmente sferoidali. Addirittura sono proprio delle sferette quasi perfette. Questo è stato assolutamente iper innovativo, perché capite bene che aggiungere questi elementi di lega e basta ci faccia saltare trattamenti termici lunghi una settimana a 1000 gradi, costi che si abbattevano pesantemente. In realtà la cosa ha avuto ancora più successo di quanto non ci si aspettasse, perché in realtà si è scoperto poi negli anni, a partire dagli anni 80-90, quindi una cosa abbastanza recente insomma, che si potevano incrementare ulteriormente le proprietà meccaniche di queste ghise non solo giocando sulla nucleazione e crescita di sferoidi di grafite, ma giocando con la microstruttura della matrice, ottenendo matrici tali da darci valori del R con S, R con M 1700, 1800, 2000 MPa. Attualmente si possono fare delle ghise dette austemperate che vi danno valori altissimi di resistenza a trazione. In questo caso però vi servono elementi di lega e vi serve anche l'ottimizzazione di certi trattamenti termici, quindi attenzione che poi per avere questi valori bisogna di nuovo spendere insomma, in qualche modo. Però effettivamente con queste ghise otteniamo un risultato di tutto rispetto. Guardate qua. Se questo è una ghisaccia, questa più bassa, se questo qua è un acciaio normale, la curva sopra fa riferimento a un acciaio, a una ghisa sferoidale perlitica, cioè con una matrice perlitica, questa un pochino più sotto fa riferimento a una ghisa sferoidale ferritica. Ma vi ripeto, questi sono ovviamente due casi molto semplici, questi li ottenete tranquillamente senza grandi elementi di lega e senza grandi trattamenti termici. Ma giocando un po' con gli elementi di lega e i trattamenti termici potete ottenere una pletora di microstrutture, qua sotto le vedete alcune, con valori della resistenza a trazione di assoluto rispetto
e di assoluto interesse, quindi alta resistenza a trazione, ma non solo, resistenza a fatica. Il fatto di poter fare alberi motore con queste chise vuol dire che io posso applicare cicli e cicli di sollecitazione e far resistere queste chise anche per elevatissimi numeri di cicli applicati. Da qui il fatto che queste chise nascono per essere ottenute direttamente senza trattamento termico, ma poi l'interesse che scatenano nei decenni, ripeto, è ancora in corso l'ottimizzazione, non solo questo, insomma, ancora non si sa bene fin dove riescono ad arrivare a fornire alte prestazioni, la lista dei trattamenti termici a cui possono essere sottoposte, vedete qua, che è enorme, addirittura si possono fare tempre superficiali, d'accordo? Quindi in realtà giocare un po' con l'indurimento superficiale e con un cuore tenace, che per una chisa era sostanzialmente inaspettato, quindi stabilizzazione, ricottura, normalizzazione, bonifica, fino ad arrivare a questo processo, che mi piaceva l'idea di sottrezzarvelo, che è l'austempering, da qui le cosiddette chise ADI o chise austemperate, dove praticamente vediamo questo trattamento nel quale si raffredda rapidamente, si permane per tempi più o meno prolungati per poi di nuovo raffreddare in modo da ottenere la precipitazione, la formazione di bainite. Questo si fa per esempio raffreddando il pezzo rapidamente in sali fusi e permanendo a quella temperatura finché il processo di trasformazione al di sopra di M con S non si verifica completamente. D'accordo? Qua qualche dettaglio in più, e questo appunto è un ingrandimento abbastanza importante della struttura della nostra particella di grafite, che è chiaramente di forma molto diversa rispetto alle lamelle di cui ci parlavamo. Sono chise iperotettiche, quindi in realtà il processo di formazione è quello che vediamo qui, che abbiamo già discusso durante la parte di solidificazione delle nostre chise. In realtà il meccanismo di solidificazione è leggermente diverso, cioè si raffredda partendo dal liquido, comincia a nuclearsi, sempre secondo il diagramma ferro-carbonio, comincia a nuclearsi i primi nuclei intorno a ossidi di magnesio o a piccole bollicine d'aria, si forma il primo nucleo di grafite. Si scende di temperatura finché non si arriva alla temperatura tettica. A quel punto si forma un guscio d'austenite intorno alla sferetta di grafite. È finita la crescita dello sferoide? No, perché praticamente dal liquido, durante la solidificazione tettica, si accresce la dimensione dello sferoide mediante diffusione solida allo stato solido della grafite attraverso il guscio di austenite. D'accordo? E quindi il guscio in qualche modo viene in parte mangiato dalla grafite che si accresce ulteriormente. Perché vi do questi dettagli? Perché in realtà poi questo tipo di meccanismo ha un effetto importante sul comportamento meccanico di queste chise sferoidali. Insomma, quindi c'è questo aspetto abbastanza importante. Chise legate. Si distingue sostanzialmente fra chise resistenti alla corrosione e chise resistenti al calore. Per le chise resistenti alla corrosione stiamo parlando dal punto di vista meccanico di robaccia. Guardate qui i valori di R con M. Cioè, sta roba non resiste a nulla, 90-130 MPa, neanche il ferro puro ha questi valori, insomma, sostanzialmente. E beh, a che servono? Tutte quelle volte che ha a che fare con la necessità di una grande resistenza alla corrosione ma senza sollecitazioni meccaniche. Ad esempio, in un laboratorio chimico dove spesso si deve buttare una serie di reagenti dentro una vaschetta che poi andrà nel sistema di smaltimento, il sifone che gestisce questa raccolta è fatto da una di queste chise che appunto ha un'elevata resistenza alla pressione, ma nessuno va lì a dare i calci al sifone, insomma, quindi si spera perlomeno, insomma. Vediamo che il silicio è un elemento che vi dà una elevata resistenza all'ossidazione con valori che superano abbondantemente il 3%. Guardate qua, 14-17%, la fragilità di queste chise è elevatissima evidentemente. Abbiamo anche un'influenza forte del cromo che arriva al 35%, oppure il nickel. Il nickel è un elemento, attenzione, io l'ho sempre stressato, lo stressiamo sempre a lezione, come un elemento che ha una forte influenza sulla resistenza meccanica, se vi ricordate, ma in realtà il nickel è un elemento che ha anche un grande effetto benefico dal punto di vista della resistenza alla corrosione, con un meccanismo diverso rispetto a quello del cromo,
che non formano l'ossido reattivo, ma in realtà vi dà un'elevata resistenza alla corrosione. C'è ancora da ricordare il rame fino al 6%, che vi dà una grande resistenza all'acido solforico, al H2SO4, e che quindi complessivamente vi migliora la resistenza ad ambienti anche parecchio aggressivi. Non hanno proprietà di resistenza meccanica, quindi non pensiamo che queste ghise possano in qualche modo resistere ad alcunché che non sia il proprio peso, sostanzialmente, a volte neanche quello. Ghise resistenti al calore, abbiamo qualcosa di diverso. Intanto focalizziamo già subito la resistenza meccanica. Qua sotto, in basso a sinistra, osserviamo valori migliori, non niente di eccezionale, un acciaiaccio, insomma, forse qualcosa di meno, insomma, sono valori comunque abbastanza accettabili. Qui in realtà gli aspetti che devono essere considerati sono diversi effettivamente, perché dobbiamo evitare problemi di grafitizzazione, che vi ricordo la grafitizzazione tende a far dilatare il nostro manufatto. Ora, una dilatazione di per sé non è negativa se è consentita, ma siccome normalmente questi oggetti non sono mai delle penne, delle cose unidirezionali, ma hanno sempre una tridimensionalità, la dilatazione spesso è impedita. Una dilatazione impedita implica immediatamente la nascita di sforzi interni. Uno sforzo interno che si scatena su un oggetto intagliato con forma strana può portare il pezzo a rottura. Per questo questa grafitizzazione non deve implicare un'elevata dilatazione. L'ossigeno deve penetrare in maniera limitata, laddove appunto questo possa essere un problema, e si deve resistere alla cosiddetto urto termico, sollecitazioni improvvise di temperatura che appunto comportino dilatazioni termiche troppo eccessive, oppure anche cicli di riscaldamento e raffreddamento con quella che ha tutti gli effetti chiamata fatica termica. Silicio e cromo sono importanti, nichel, molibdeno, aumento della densità R con M, manganese, fosforo, la cosa è curiosa, cromo, molibdeno e vanadio hanno un'influenza positiva. La cosa è divertente qua sul fosforo, perché ho chiesto a un mio collega, a un mio mentore, peraltro deceduto, insomma, il perché considerassi il fosforo positivo, non se lo ricordavo, ma insomma, l'aveva messo in lista, lo tengo perché è in memoria, ma insomma, onestamente non ho idea. Abbiamo ghise lamellari, ghise sferedali con percentuali, vedete qua 4-6% di silicio, più o meno gli stessi elementi di prima, alla fine quelli che vi danno una resistenza al calore importante, chiaramente con combinazione degli elementi lega differenti rispetto al precedente caso.